Buonasera, allora io sono qui per parlare, stasera mi voglio sfogare. La crisi ci sta rovinando tutti quanti. Pensate, ieri sera il mio paese con 10 negozi, tutte le sere cinesche abbassate. Voi mi chiederete, ma che ora è? Mezzanotte? Vabbè, certo, mezzanotte sono chiusi, vabbè. Ma uno pensa, ma se ci fosse un governo, ma se la galera fosse più severa, se le multe fossero più salate, ma qua non è questione di questo o di quello, qua è l'inciviltà che ci sta distruggendo. Tu prova a buttare per terra un pezzo di carta in Svizzera. Io ci ho provato, ho portato un camion di cartone a Lugano e l'ho scaricato in piazza San Carlo. Sono arrivati i vigili, non come qui che sono sempre al bar. E il traffico è sempre in aumento, per forza, che la gente prende la macchina ormai per fare anche soltanto 100 metri e poi gli incidenti aumentano, che comunque alla fine l'importante tanto è non farsi male, che poi intanto le macchine si aggiustano, ma io voglio dire, anche la lingua, cioè noi siamo indietro con le lingue, a Londra l'inglese iniziano a parlarlo da piccoli, è normale che poi loro sono avvantaggiati. Questa è una battuta, fate un applauso, va. Insomma, siamo abbandonati a noi stessi, uno si mette in proprio, apre una partita IVA e poi alla fine devi anche pagare le tasse. Questo è lo Stato italiano, ma dove arriveremo di questo passo? Se tu fai un piccolo fuoco in un bosco, subito parlano di disastro ambientale, tu costruisci una villetta abusiva, la chiamano ecomostro, ti fanno l'ordinanza per farla abbattere e poi ti bloccano i lavori dicendo che la ditta è mafiosa. Insomma, non si può più andare avanti così. Guarda, adesso mi viene da piangere, non ce la faccio più, mi viene da piangere. Sto soffrendo di una malattia rara che si chiama senso di colpa. È una malattia atroce, più atroce di tutti i tempi. Io non ce la faccio più, di notte mi sveglio di soprassalto e sento questo senso di colpa che cresce. L'altro giorno sono persino andato a parlare con mio figlio, perché certe cose vanno condivise e gli ho detto Eternit. Lo chiamo così perché è un nome che ci tramandiamo di generazione in generazione, non sappiamo più come smaltirlo. Sai Eternit, l'aria è inquinata e un po' è colpa mia, l'acqua è inquinata e un po' è colpa mia, il cibo è inquinato e un po' è colpa mia e io non voglio assolutamente che tu viva in un mondo così. Perciò diventa astronauta. Grazie.